Giovedì 23 gennaio, buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, i titoli dell'edizione Milano. Dani terrorizzava un quartiere aggredendo persone a caso, spesso donne che portavano a spasso il cane, è stato arrestato dalla polizia in zona Turro dopo l'ennesimo episodio. Un rogo quasi sicuramente di natura dolosa è stato appiccato nella notte nella scuola del Corpo di Polizia Locale di Milano, incendiati un furgone e un'auto, danneggiata la copertura di un campo sportivo. Alzati i livelli di allerta in tutta Italia per il virus cinese. Il messaggio dell'esperto della statale: nessun allarmismo, le autorità sanitarie stanno avviando tutti i protocolli necessari. Dopo le lunghe code originate dalla riaccensione del semaforo sul ponte, il sindaco di Robecco annuncia un'assemblea pubblica. Intanto i comuni della zona chiedono nuovamente la superstrada. È stata premiata a Milano Maya, considerata la escort migliore d'Italia da un sito specializzato. Volevo fare la porno star, per me è la stessa cosa, ha detto, invitando a non giudicarla. E allora la cronaca anche stasera in apertura del telegiornale, con questo arresto della polizia che potrebbe essere un sospiro di sollievo per un intero quartiere che da anni era bersagliato da una persona che aggrediva passanti e soprattutto donne scelte a caso. Il suo obiettivo erano le donne che portavano a passeggio i cani, conquistava la loro attenzione con banali scuse e poi, senza alcun motivo, le aggrediva, solitamente sferrando un gancio destro in pieno volto. L'ultima volta che l'ha fatto è arrivato a spaccare il naso alla sua vittima, una cinquantenne con un barboncino. Anche lei scelta a caso. Vediamo la donna nelle immagini e una manciata di secondi più tardi l'aggressore che fugge. In quel pochissimo lasso di tempo l'aveva fermata e picchiata, provocando le ferite per oltre 40 giorni. Lui si chiama Vito Tubito, ha 48 anni, è originario della provincia di Bari, ma si trova a Milano da almeno 8 anni. Da quando, almeno hanno accertato i poliziotti, ha cominciato a molestare e aggredire i passanti, tutti in zona Greco Turro, Melchiorre Gioia e Maggiolina. Non usciva da questo confine. Era diventato lo spauracchio del quartiere, molti ne avevano un timore percepito. Anche visibilmente da parte nostra e direttamente in occasione dei contatti che abbiamo avuto nel quartiere per raccogliere degli elementi informativi, e alcuni avevano anche cambiato le proprie abitudini di vita portando i cani a passeggio in altre aree di altri parchi cittadini. Spesso insultava e intimidiva le sue vittime e in un'occasione addirittura si è appostato davanti alla residenza di un disabile 77enne impedendogli di uscire e minacciandolo di morte. Una persona che viveva ai margini del quartiere, rifuggiva qualsiasi tipo di contatto sociale, spesso trovando rifugio all'interno di androni, di stabili, di box auto oppure nei giardini stessi, negli anfratti dei giardini, e soprattutto aveva una capacità, una piena conoscenza del territorio e si allontanava velocemente e repentinamente ogni qualvolta era sottoposto a controllo di polizia. Un'escalation di violenza fermata anche grazie all'aiuto dei residenti della zona, di un cittadino nel particolare che lo ha riconosciuto vicino alla fermata dell'autobus e ha chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti il 48enne ha cercato di fuggire e una volta bloccato si è scagliato contro gli uomini della questura, ma poi è stato arrestato per lesioni aggravate dai futili motivi. Le uniche cose che ha detto in commissariato mentre era ristretto in occasione della redazione degli atti, ha detto più volte: non mi si deve mancare di rispetto, con un tono anche perentorio. Avrete probabilmente sentito che da oggi anche in Italia in alcuni aeroporti sono state avviate alcune procedure sanitarie in merito al cosiddetto virus cinese. Allora noi, per fare punto della situazione, per cercare magari anche di esorcizzare un po' alcuni timori, ci colleghiamo direttamente con la cosiddetta Chinatown di Milano. In via Paolo Sarpis per noi c'è Benedetta Maffioli. Buonasera Benedetta, allora che cosa ci puoi dire? Sì, buonasera a tutti, siamo qui in via Paolo Sarpi, cuore pulsante della comunità cinese qua a Milano. Come sappiamo, la comunità cinese milanese è la più numerosa, forse seconda solo a quella di Prato. Come sappiamo, negli ultimi giorni è scattato l'allarme per il nuovo virus, il coronavirus, che proviene dalla città di Wuhan in Cina e che per il momento, secondo le stime, ha già fatto 17 morti e più di 500 contagi. I media internazionali hanno fatto sapere che il virus si è già espanso anche in altre zone del mondo, in Giappone, in Corea del Sud, in Thailandia e negli Stati Uniti. E adesso la paura più grande è che possa arrivare in Italia. Infatti dal Ministero della Salute è già scattato l'allarme e hanno attivato una task force che sarà attiva 24 ore su 24 ed è stata inviata ai medici una circolare con una sorta di vademecum
per identificare i casi sospetti e che devono essere segnalati entro le 24 ore. Nella circolare si legge che l'allerta deve scattare in caso in cui una persona presenti segni di un'infezione respiratoria acuta grave con febbre e tosse. La situazione comunque è sotto controllo, ma il problema più grande adesso è il rischio di creare eccessivi allarmismi. Infatti prima abbiamo fatto un giro qua nel quartiere di Paolo Sarpi, nella comunità cinese, e abbiamo chiesto ad alcuni ristoratori se in questi giorni avessero avuto un calo delle prenotazioni nei loro locali e nei loro ristoranti. Ed effettivamente questo calo ci hanno detto che c'è stato. E poi siamo andati nella farmacia qua in zona e ci hanno detto che la vendita delle mascherine, quelle classiche antismog bianche, è aumentata esponenzialmente negli ultimi giorni, questo proprio per paura di contagio. Noi comunque abbiamo sentito il dottore Pasquale Ferrante, professore ordinario di microbiologia dell'Università Statale di Milano, che ci ha aiutato a fare il punto della situazione, quindi vediamo tutto nel servizio. Io direi che non bisogna creare allarmismi, bisogna assolutamente stare allerta, ma questo è il compito delle autorità sanitarie, sia nazionali che internazionali. La cosa importante, ripeto, è che non è Ebola, tanto per dire un'altra cosa che ci ha dato una preoccupazione 3-4 anni fa, quando temevamo che potesse arrivare, quello è un virus che ha una letalità dal 50 al 90%, significa che ogni 100 persone che si infettano ne possono morire addirittura 90. Qui siamo su numeri molto molto più bassi e quindi credo proprio che non ci debba essere un allarmismo tra la popolazione. Il virus può sicuramente arrivare in Italia attraverso le persone che sono infette e che magari non hanno ancora manifestato i sintomi. I dati più recenti sembrano indicare che c'è un periodo di incubazione di circa 14 giorni. La trasmissione, a quanto sappiamo, è prevalentemente per via respiratoria. Probabilmente i primi pazienti che si sono infettati hanno avuto una trasmissione per via respiratoria, ma anche per via alimentare, se è vero che tutto è partito da un mercato del pesce e della carne, che probabilmente nel quale si vendono anche animali che non sono stati allevati in condizioni di controllo, ma si vendono addirittura animali selvatici. I sintomi sono classici sintomi di una sindrome respiratoria grave, cioè sintomi di stress respiratorio con febbre, tosse, mal di gola, dolori toracici, e che possono comunque essere in qualche modo in condizione di darci la possibilità di fare uno screening. Sì, quelle che abbiamo appena ascoltato erano le parole del professore Pasquale Ferrante, che quindi invita a non fare allarmismi ma comunque a tenere alta l'allerta, soprattutto in vista dei festeggiamenti per il Capodanno cinese che si terranno nei prossimi giorni. Infatti a Milano sono previsti come arrivi e partenze almeno un migliaio di persone che arriveranno qui appunto per festeggiare l'anno nuovo e quindi bisogna tenere alta l'allerta soprattutto negli aeroporti, l'aeroporto di Malpensa, per evitare che appunto il virus si propaghi anche nel capoluogo lombardo e in tutta la regione. Da qui è tutto, a voi la linea. Grazie Benedetta, noi passiamo alla cronaca, anzi torniamo alla cronaca. Il cantante Michele Bravi ha chiesto di patteggiare 1 anno e 6 mesi per omicidio stradale. La richiesta è stata presentata dai suoi legali nel corso dell'udienza che si è tenuta questa mattina. La vicenda risale a novembre 2018, Bravi era rimasto coinvolto in un incidente nel quale era deceduta una motociclista di 58 anni. Nel procedimento ha chiesto la costituzione di parte civile all'associazione familiari vittime della strada. Nella notte c'è stato un incendio quasi sicuramente doloso alla scuola del Corpo di Polizia Locale di Milano. Vediamo. Il cartello recita centro sportivo temporaneamente chiuso causa incendio e l'ipotesi più probabile è che sia stato doloso. Dalle primissime indagini infatti sembra che qualcuno abbia appiccato volontariamente il fuoco all'interno del giardino della scuola del Corpo di Polizia Locale di Via Boeri a Milano utilizzando una tanica di benzina. In fiamme un furgoncino e un'auto dei vigili. Il calore ha inoltre fuso parte del tendone del campo da tennis e della rete del campo polifunzionale. Il Comune di Milano ha comunicato che sono in corso tutti gli accertamenti
utili a chiarire la natura dell'incendio, ma non ci sarebbero molti dubbi sull'origine dolosa. Lo si comprende dal modo in cui si sono sviluppate le fiamme. Il rogo è divampato nella notte intorno alle 4, quando i vigili del fuoco sono intervenuti dopo una segnalazione. Ora si cerca di capire se sia stata un'infelice bravata oppure un atto di ritorsione. Nella zona non sono però presenti telecamere e nel comando non c'è personale di sorveglianza all'ingresso. Importante potrebbe essere l'acquisizione delle immagini provenienti da altre telecamere poco lontane che potrebbero aver ripreso l'arrivo e la fuga degli autori del rogo. Torniamo ad aggiornarvi su una questione viabilistica che sta creando gravi disagi a un intero territorio, cioè la riaccensione del semaforo del ponte a Robecco sul Naviglio. Ecco le ultime novità. Primo, la lettera al ministro. Secondo, la coralità con altri sindaci dei comuni limitrofi. Terzo, l'annuncio di un'assemblea pubblica con i cittadini. A 4 giorni dalla riaccensione del semaforo della discordia sul ponte che collega Robecco sul Naviglio con Magenta e che ha già creato numerosi disagi, queste sono le novità. Il primo cittadino di Robecco, Fortunata Barni, parla ai cittadini apertamente. Scegliere non è facile, dice, non è semplice, nessuna scelta viene presa mai a cuor leggero. Se poi in qualche modo danneggiare o danneggiarci. A volte però ci vuole il coraggio di decidere, soprattutto a fronte di grandi rischi e responsabilità. Alle parole della Barni si sono uniti anche i sindaci di Abbiategrasso, Magenta, Ozero e Vigevano, che hanno sottoscritto una lettera al ministro delle Infrastrutture Paola Di Micheli, al presidente Fontana, Beppe Sale, al prefetto di Milano, per evidenziare i disagi del territorio dal punto di vista viabilistico, spingendo sulla realizzazione della Vigevano Malpensa. Auspichiamo che si ponga fine, si legge nella lettera, questo immobilismo e che vengano rimossi gli ultimi ostacoli che ancora impediscono la realizzazione della Vigevano Malpensa. E difatti i cittadini che avevamo sentito nei giorni scorsi, il collegamento tra la riaccensione del semaforo e la superstrada lo avevano fatto. Ci vuole, non per risolvere il problema, per crearlo il problema. E magari qualcuno di Roma si sveglia. Parla della superstrada? Eh sì, la strada, quella che era prevista, che è 40 anni che facciamo la battaglia e non si riesce a farla. La soluzione è sicuramente la superstrada, fatta logicamente in un modo consono e che tenga conto delle esigenze del territorio. Spero nella strada, anche se sento molti pareri contrastanti, però mi auguro che facciano qualcosa. E proprio ai cittadini si rivolge la Barni chiudendo il suo intervento. Incontreremo, dice, a breve i cittadini robecchesi in un'assemblea pubblica in un clima di dialogo e civico confronto. I consiglieri regionali del Partito Democratico Vinicio Peruffo e Fabio Pizzula hanno consegnato questa mattina al presidente Fontana una petizione firmata da 10.000 persone contro l'affidamento diretto senza gara per altri 10 anni del servizio di trasporto ferroviario Trenord. Un rinnovo del genere, hanno detto gli esponenti del PD, significa una sola cosa, che tutto rimarrà com'è fino al 2030. Con la Lega al governo della Lombardia il trasporto pubblico viene continuamente penalizzato. Non si è fatta attendere la risposta dell'assessore Terzi. Per quanto riguarda un'eventuale gara per l'affidamento del servizio ferroviario, la stessa non solo non è sinonimo di efficienza, ma non troverebbe competitor che vi parteciperebbero. Lo stesso PD, ha detto Terzi, quando governa nelle altre regioni, procede per il servizio ferroviario con affidamenti diretti, come in Toscana, o con gare a cui partecipa un unico soggetto, come in Emilia-Romagna. Insomma, abbiamo visto, viaggiare in automobile comporta problemi, con il treno ci sono disagi, anche a piedi però ci sono rischi, tanto che si sta pensando di multare chi cammina con gli occhi sullo smartphone. Ecco che cosa ne pensano i milanesi. Li chiamano smumbi, un incrocio tra smartphone e zombie. Sono i pedoni che camminano per le vie delle nostre città senza togliere gli occhi dal loro telefonino, nemmeno per attraversare la strada. Lo smartphone ormai fa parte di noi e abbiamo chiesto ai milanesi se è giusto o sbagliato camminare con il cellulare in mano. Sentite un po' le loro risposte. Lei cosa ne pensa delle persone che camminano con il cellulare sempre in mano? Purtroppo a volte è una necessità, ormai però dobbiamo abituarci, sarà sempre peggio. Beh, dipende da quello che deve fare, vediamola così. Cosa devo dire? Anche a volte lo faccio. Assolutamente no, è molto pericoloso perché
attraversano anche i semafori rossi senza guardare la strada. Sarebbe ora che imparassero a usarlo un po' meno e guardare dove vanno e dove si dirigono. Se dovessero multare le persone che camminano col cellulare in mano, saresti d'accordo? Sì, diciamo di sì. Sono il primo che cammina, però sì, sarei d'accordo. No, questo mi sembra esagerato. Una multa, no, più che altro quelli che vanno in auto, che hanno in mano sempre il cellulare. La cosa più pericolosa è quella. Chi va in auto, sui camion, sugli ATM specialmente. È pericoloso, diventa pericoloso, cioè la distrazione non solo guidando ma anche andando a piedi. Ma camminando a piedi, magari in area pedonale, non penso che creino molto pericolo. Siamo schiavi degli smartphone. Siamo diventati schiavi. Io se potessi tirerei giù il satellite di telecomunicazioni. Assolutamente. Cosa dovremmo fare per cambiare questa cosa? Cercare di fare un passo indietro e guardare altre cose, come Milano che è bellissima, e non il cellulare. Cambiamo argomento, è stata rinnovata la convenzione che porta le forze dell'ordine a insegnare legalità nelle scuole. Quando si dice che l'unione fa la forza, in questo caso è vero anche il contrario, la forza fa l'unione, perché esercito, carabinieri, polizia, guardia di finanza e istituzioni fanno da trade union con le scuole per educare i ragazzi alla legalità. Attraverso un percorso di riflessioni sul tema del cyberbullismo e cyberstalking, abuso di alcol e droga, legalità economica e anche sull'impegno dei nostri militari all'estero nell'antiterrorismo. Noi oggi questo abbiamo come nostro impegno, passare bene il testimone. Cerchiamo di farlo insieme, mondo delle forze dell'ordine, delle forze armate, mondo della scuola, istituzioni. Il progetto Insieme per la Legalità è nato nel 2010 e continua a rinnovarsi di anno in anno grazie all'impegno dell'associazione Vittime del Dovere. Le vittime del dovere sono gli operatori di polizia, dipendenti pubblici, morti o rimasti gravemente feriti durante servizi di contrasto alla criminalità, svolgimento di ordine pubblico, operazioni di soccorso, e tra le vittime ci sono anche i loro familiari. Rosa Maria è la moglie del maresciallo Mario Cerciello Rega ed è una delle vittime che purtroppo l'anno scorso hanno dato la vita. L'anno scorso c'è stata una incredibile scia di sangue. Vittime del dovere come patrimonio etico della nazione. Anche questo argomento sarà approfondito durante gli incontri con gli studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta la Lombardia tra febbraio, marzo e aprile. Progetto che ha ottenuto il conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica e l'anno scorso ha coinvolto 3.000 alunni. Rinforzi per l'organico della Polizia Locale di Bareggio. Sono entrati in servizio due nuovi agenti. Due nuovi agenti al comando di polizia locale di Bareggio. Si tratta di Annalisa Magnanti e Giuseppe Massaro Cenere, primi classificati al concorso che si è svolto ad ottobre. Magnanti ha già svolto servizio come agente presso i comuni di Nettuno e Ancona, mentre per Massaro Cenere è la prima esperienza in polizia locale. Al momento stanno facendo pratica sulla gestione della centrale operativa perché, non essendo ancora armati, non possono svolgere servizio esterno, spiega Riccardo Milianti, comandante della polizia locale di Bareggio. Sto valutando quale incarico operativo attribuire loro in modo da valorizzare le loro attitudini personali. Con l'ingresso di due nuovi agenti, il comando è salito a 12 unità, 9 agenti, 2 ufficiali e il comandante. Dopo aver investito importanti somme sulle nuove tecnologie al servizio della polizia locale, andiamo a mantenere un altro impegno preso in campagna elettorale, investendo anche sul personale, commenta il vice sindaco e assessore alla sicurezza Lorenzo Paietta. Il nostro intento ora è quello di istituire una squadra ad hoc per il problema dell'abbandono dei rifiuti e, nella bella stagione, intensificare i controlli nei parchi. Torniamo a Milano, dove oggi è stato inaugurato l'anno accademico di Brera. Oltre che di didattica si è parlato molto anche dei due nuovi campus che l'Accademia sta andando a realizzare, uno già in fase di costruzione. Bellezza, arte e cultura, tutto questo è l'Accademia di Belle Arti di Brera, che oggi ha inaugurato, alla presenza della Presidente Livia Pomodoro e del Direttore Giovanni Iovane, il nuovo anno accademico. Ogni anno è una sfida e una promessa di futuro. La promessa di futuro è soprattutto per i giovani, gli studenti e coloro che frequentano la nostra Accademia. Ed è con loro che noi faremo
e svilupperemo in maniera straordinaria ciò che ci aiuterà nel nostro futuro. Inizia così per l'Accademia un nuovo anno fatto di sfide, aspettative ed ambizioni. Tra le più importanti il progetto del nuovo campus, sia allo Scalo Farini, già rinomato campus degli artisti, e sia alla Cascina O via Segrate. Il nuovo campus è una sfida straordinaria, è l'unico cantiere che peraltro è già in atto. Tra qualche mese speriamo di potervi fare vedere come sta andando avanti il cantiere, e questo credo che sarà molto importante perché si possa dire che finalmente sta nascendo a Milano una vera rigenerazione urbana nel nome della cultura. Durante la cerimonia sono state anche consegnati due diplomi honoris causa al maestro Tadashi Suzuki, famoso in tutto il mondo per aver creato un metodo di recitazione che porta il suo nome. E quindi sono molto felice di essere stato ospitato e vi ringrazio a tutti, grazie mille. E all'ambasciatore Vincenza Lo Monaco, rappresentante permanente della Repubblica Italiana presso le Agenzie delle Nazioni Unite a Roma. Molto onorata, sono molto commossa di ricevere questo riconoscimento da questa prestigiosa accademia. È un riconoscimento per qualcosa in cui credo fermamente e che spero oggi appunto di illustrare, che corona un po' la mia attività di rappresentare il mio paese all'estero, e farlo in questa sede mi dà molta gioia e soprattutto spero di lasciare un messaggio a tutti i giovani che frequentano questa accademia per far conoscere delle realtà italiane che forse sono poco note e che andrebbero maggiormente valorizzate e conosciute. Una giornata importante in cui la Presidente Pomodoro ha anche ribadito l'importanza per l'Accademia di raggiungere una sua autonomia istituzionale, poiché non essendo riconosciuta come università deve ancora seguire le regole della pubblica amministrazione. Una notizia un po' particolare, perché è stata premiata a Milano quella che è stata considerata la migliore escort italiana del 2019. Si chiama Maya, noi siamo andati a incontrarla. Se vi dicessimo che ieri sera su tre facciate di palazzi a Milano è stata proiettata la migliore escort d'Italia 2019, ci credereste? Bisogna crederci perché è andata proprio così. Ed è Maya, da Verona, la migliore escort d'Italia 2019. A pubblicare il dato è stato il primo sito di recensioni di escort in Europa, Escort Advisor, una classifica stilata attraverso il confronto tra il numero delle recensioni e il loro punteggio, oltre al grado di affidabilità degli autori delle recensioni. Insomma, le professioniste del sesso vengono premiate direttamente dagli utenti, proprio attraverso il racconto delle loro esperienze. E noi abbiamo proprio incontrato Maya, la miss delle escort, che ci ha raccontato qualche dettaglio in più sul suo mestiere. Quando hai iniziato tu a fare questo lavoro? Fine del 2015. Volevo fare la pornostar io, però visto che non ho trovato delle persone giuste per il lavoro di pornostar, quindi ho preso su questa strada, cioè insomma è più o meno la stessa cosa. Secondo te qual è stata la caratteristica che ti ha fatto diventare la migliore escort 2019? Di essere me stessa. A tutti piacciono vedere le ragazze stravaganti, ma però alla fine vogliono la semplicità, tutto qua. Cosa ricerca appunto l'uomo che va da un escort? Quando viene a trovarci, quella mezz'oretta lui vuole stare bene da tutti i punti di vista, sia si parla sessualmente, sia che chiacchierando. Rispetto alla tua vita privata appunto, questo lavoro ti crea dei problemi? No, non mi crea problemi, però un compagno, un fidanzato, non ho, per la scelta mia, perché è un po' difficile, facendo questo lavoro è un po' difficile gestirlo anche a lui, cioè insomma a tutti i maschi non gli piacerebbe che la sua ragazza fa il mio lavoro. C'è mai stato qualcuno per cui magari ti sei infatuata? C'è quello che viene più carino, sì, esiste, siamo umani alla fine, non è che siamo delle macchine, è
capitato, però pochissime volte. Lavorando tra Verona e la Lombardia, sai darci la differenza dell'uomo tipo lombardo e l'uomo tipo di Verona? All'uomo di Verona all'inizio sono un pochettino freddini, ma leggermente, non tanto. Poi i lombardi, a me mi sembrano che sono un po' più caldi, un po' più spontanei. Sono benvenuti tutti. Vengono da te anche delle persone sposate? Sì, tantissimi. E tu cosa pensi rispetto a questa cosa? È giusto che un marito, un padre venga da te a soddisfare questo bisogno? Ecco. Secondo me sì, è giusto, perché si vede che sta cercando quel qualcosa che magari a casa non lo trova. Alla fine il sesso è un bisogno, è un bisogno, quindi perché no? Mi sento orgogliosa. Alla fine è un lavoro anche questo. Mi dispiace che non è ben visto, però speriamo che più avanti sarà ben visto anche questo, perché è il lavoro più antico del mondo. Passiamo agli sport acquatici, andiamo a conoscere una realtà che negli anni è sempre andata più consolidandosi, e anche particolare perché ha sede in centro paese, la Naviglio Sport di Trezzano. 10 anni di attività e già diversi successi. Qui siamo nel centro di Trezzano sul Naviglio, e proprio sul Naviglio si tengono gli allenamenti di canoa come quelli che vedete. Grazie a Naviglio Sport, tra le prime 100 società in Italia nella classifica generale della Federazione Italiana Canoa Kayak, che, notizia dell'ultima ora, ha concluso l'ultima stagione agonistica con un 6° posto nella classifica giovanile nella specialità di discesa. Naviglio Sport nasce una decina di anni fa a Trezzano sul Naviglio. Ci occupiamo di sport da pagaia, paddle sport, in particolare canoa e dragon boat. Abbiamo un gruppo giovanile di una trentina di ragazzini, bambini, a partire dagli 8 fino ai 18 anni. Ci alleniamo sulle acque del Naviglio tutti i giorni. Siamo centro CONI sul territorio di Trezzano sul Naviglio, insieme con Zibido San Giacomo, con altri sport. E da quest'anno abbiamo anche un progetto attivo sulle scuole del territorio, un progetto finalizzato alla tutela ambientale, alla tutela delle acque, e portiamo i ragazzi, gli studenti, al di fuori della scuola attraverso le nostre escursioni sul Naviglio e sul territorio di Milano. Naviglio Sport nasce l'idea che proprio residente da sempre a Trezzano sul Naviglio, ho fatto tutta la mia carriera prima di atleta e poi di tecnico all'idroscalo, ma il mio sogno era portare proprio la canoa sul territorio di Trezzano e valorizzare proprio il Naviglio di Trezzano, e quindi con degli amici abbiamo fondato questa associazione qua, che permette a tutti i ragazzi sia del comune di Trezzano sia dei paesi limitrofi di fare questa attività. L'attività agonistica ovviamente è una cosa che ha necessità 6 giorni su 7, infatti 3 dei nostri ragazzi sono campioni d'Italia nel K1 a squadre di canoa discesa, e mentre con tutta l'attività giovanile dei bambini il nostro è più che altro un percorso educativo e formativo, ovvero crescere i ragazzi attraverso l'eticità dello sport in un contesto dove la salute e lo sport siano funzionali alla loro crescita. Chiudiamo qui l'edizione Milano, tra poco l'edizione Pavia.